La Sanremo Box si rinnova con un nuovo ring. Sì, ci rinnoviamo con un nuovo allestimento del ring, grazie a un contributo del Casinò di Sanremo che ci ha donato questo allestimento. Diciamo che dopo anni e anni è una grande soddisfazione, anche perché per una società come noi riuscire a rinnovare un ring è una spesa un pochettino gravosa, quindi per la piccola società che siamo noi sarebbe stato molto difficile se non avessimo avuto un contributo da parte di qualcuno. Quindi ce l'abbiamo fatta, ringrazio il direttore del Casinò Marco Cambiaso che ha partecipato per questa cosa qua, consigliere Luca Lombardi che è stato promotore di tutto questo. E niente, siamo qua a inaugurarlo e a fare la benedizione perché ci sarà il parroco che benedirà anche il ring, quindi siamo qui. Diciamo che è dall'82 che porta avanti, dal 1982, l'anno in cui hanno assegnato questa struttura, non l'ho mai lasciata, a tuttora reggiamo questa attività con i nostri ragazzi, portandoli un po' ovunque dove veniamo chiamati a svolgere questa attività. Ecco. Ecco, come sta andando l'attività della Sanremo Box? L'attività della Sanremo Box è ottima, diciamo, perché i ragazzi ci sono, hanno ottima partecipazione nelle manifestazioni. Chiaro che la crisi ha investito anche il nostro sport, ecco, come tutte le altre discipline sportive. Ma mi sembra che il Casinò sia intervenuto in una struttura diciamo importante di Sanremo, questa è una funzione riservata anche al Casinò, il Casinò deve lavorare per la città e per la provincia, con poco contributo si riesce comunque a dare un aiuto a quelle che sono delle associazioni sportive volontarie sul territorio, mi sembra importante. In futuro ci potrà essere un ritorno della boxe al Casinò di Sanremo. Ma questo lo speriamo, i bilanci iniziano a essere in ordine, quest'anno è stato un anno in cui i conti si chiuderanno in un sostanziale pareggio di bilancio, un altro anno stiamo lavorando per consolidare il risultato, il Casinò deve tornare a essere quel volano turistico e perché no anche la boxe è sempre stata una grossa attrazione sia per la città che per il Casinò. Sono degli amici, hanno lavorato durissimo come dura la boxe per chi vuole avere dei risultati. Infatti, se vedete, la buona parte di quello che avete qui è stato fatto dal maestro e da tutti i ragazzi che lavorano col Ma maestro, soprattutto dai dirigenti. specialmente dai dirigenti, però hanno messo tanto sudore come mettono sul ring ogni volta che salgono per allenarsi e per avere dei risultati. Siamo contenti perché è una bella associazione. Io credo che questa sia non solo sport, sia educazione civica. Ed è una bellissima iniziativa fatta dal Casinò, fatta da Cambiaso, dal consigliere Lombardi. Questo è un altro piccolo passo per migliorare le strutture sportive di questa città, lo stiamo facendo. Stiamo facendo. Don Colombi, appassionato di boxe. Beh, box, proprio appassionato no, però è l'unico sport che riesco a vedere dall'inizio alla fine, hai capito? E qualche volta mi viene voglia di fare la boxe.